Buongiorno e bentornati a Maker Chef. Cappellino c'è, il maker c'è, siamo pronti per partire con la puntata di oggi dopo la sigla. Due grammi di silicio, quattro pezzi d'acciaio, lasciare ad essiccare su una morsa così. Un pizzico di led e poi ragù di ingranaggio, e quante idee si accendono qui. Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef, poi cuci, salda, tagli, accendi, Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef, Maker Chef. Oggi ci occuperemo del Museo della Bora e del Bora Mat, un'invenzione di qualche anno fa incredibile che permette ai turisti e ai visitatori di selezionare le tre intensità della Bora di Trieste e verificare com'è riceverla in faccia. Ma abbiamo qui con noi oggi un ospite che sostiene di aver inventato questo metodo molti anni prima del Bora Mat. Oggi scopriremo come un'anteprima assoluta, un segreto incredibile. Abbiamo qua con noi Vittorio Sgarbi, benvenuto a Maker Chef. Buongiorno, posso accomodarmi? Si accomodi e ci racconti questa storia occulta di questo plagio. Il Bora Mat, signore e signori, è un plagio di un'invenzione di Vittorio Sgarbi, che è un maker. È un plagio palese, sì. Vergognoso, il quale voglio sapere il colpevole. Voglio sapere chi è stato a rubarmi l'idea in una maniera così vergognosa! Certo. Voglio saperlo! Lei mi chiede chi? Rino Lombardi, in collaborazione con Shifab Lab, sì. Da un'idea, tra l'altro, di un certo Flavio Furia. Lo sapevo! Me lo immaginavo! Quella capra ignorante! Quella capra ignorante di Flavio Furia mi ha rubato l'idea! Lui va in giro, ruba le idee, ruba le voci e se le porta in giro! Guardi, non capisce? Non riesco a non essere d'accordissimo e proprio in relazione a questo mandiamo il primo intervento dal Maker Faire di oggi. Rino Lombardi, sì. L'ideatore del più poetico dei musei di Trieste. Sì, più sì. Poetico, un piccolo museo che sogna di crescere, aperto dal 2004, e oggi siamo ospiti qui del simulatore, perché è una delle idee del Fab Lab, una collaborazione di Flavio Pugliano. No, col cavolo. Allora, col cavolo. L'idea del simulatore della Bora è totalmente mia, poi siccome io sono uno che non sa mettere in pratica le idee... Tu non sei un maker. Non essendo maker... C'è voluta la mano del maker per rendere la mia idea un qualche cosa di pratico. Ci sono voluti, io li chiamo i Fabulous Maker Boys, possiamo chiamarli così? Tipo, i Maker Boys, i è Maker bello. Boys potrebbe essere una roba del genere. Sì. E quindi hanno messo su questa macchina pazzesca che potrebbe essere perfetta anche per un museo che sogna di crescere, perché nel museo vero potremmo avere un simulatore di Bora. Proprio all'ingresso, all'ingresso sulla destra c'è il simulatore della Bora. È bellissimo vedere lo stupore dei bambini, degli sguardi pazzeschi quando si viene colpiti dal vento. Ed è veramente sempre un'emozione, perché è tornare bambini o restare bambini. Per cui è una cosa spettacolare. Con le tre settaggi, no? Tre settaggi abbiamo. Borin, Bora Chiara, Bora Scura, se ti vuol bene abbastanza acqua. Comunque, quest'anno non serve. La prima volta, cos'era ormai 3-4 anni fa, il simulatore di Bora al centro di fisica... Era uno spettacolo, perché erano i giorni più caldi dell'anno. Vero. Quindi tutti là che arrivavano a refrigerarsi. Mi ricordo, io era fila, allora partiti con una bottiglia che faceva da refill d'acqua, poi siamo passati alla tanica e sì. Poi insomma... Da lì hanno inventato i ventilatori con l'acqua. Esatto, è tutto nato qua, perché questo maker è tutta una roba che crea tutte idee pazzesche. Ma parliamo ora di questa invenzione che secondo lei è stata plagiata dal signor Furian e Rino Lombardi. Esattamente. Perché è precedente. Cos'è questo macchinario? Lo voglio innanzitutto dimostrarvi che sono una persona calma, attaccata, certo. Tranquilla, che fa le sue invenzioni, ha le sue idee. E questo è lo Sgarbimat. Lo Sgarbimat. E con lo Sgarbimat posso decidere l'entità dei miei interventi, l'energia di inserire nei miei interventi. E come funziona esattamente? C'è un cavo, vedo va inserito. Adesso dovrebbe entrare in contatto. Posso provare quindi a utilizzare lo Sgarbimat e facciamo vedere al pubblico. Ha preso.
Possiamo adesso vedere come funziona lo sgarbimat. Facciamo vedere questo sgarbimat, praticamente costituito da una rotella, un potenziometro e da un tastino. Esattamente. Questo qua viene nascosto alla vista delle persone durante i suoi interventi. Alla vista delle persone durante i miei interventi e poi a seconda di chi ho di fronte mi comporto. Se devo parlare di cultura, se invece devo alterarmi. Quindi se giro un po', come nel Boramat abbiamo tre livelli, anche qua abbiamo i livelli sgarbi. Qua è sgarbi livello 1. Sgarbi livello 1, possiamo parlare di arte, di cultura, di pittura, di quello se che... Se giro a livello 2... Ecco, se gira a livello 2 posso già cominciare a dire è un'invenzione mia, è un'invenzione mia, è un'invenzione mia, è un'invenzione mia, se andare nella ripetizione. Giro anche nel livello massimo... Capra ignorante! Sei una capra ignorante! Vergognati! Capra! Cretino! E soprattutto, un momento... Importante come questo è ritornare alla cultura, all'importanza, lo vedete come funziona? Benissimo, noi andiamo invece a verificare l'invenzione plagiata dello sgarbimat, ovvero il Boramat dal Maker Faire. Secondo me quel cese qua, quella macchina, è qua dove si restare. Esatto. No? Sì. Da Piazza Unità. Da Piazza Unità. Praticamente, ti trovi in Piazza Unità, ti dici a Rosè, la fontana dei quattro continenti e il simulator de Bora. Simulator de Bora con T-Drio però. Sì. E così, così dopo anche ti inviti le persone a però anche integrato tipo Bancomat, no? Sei del Boramat, no? Sì, sì, fermo Bancomat. Integrato dentro un edificio, uno va là, sì. No? No, ma fermo sì. Che i soldi svola però. Ah, sì, ma non ho quei soldi, c'è senso. No, con questo servizio, insomma, sì. Servizio. Vado là, come in banca, fila, che te ha due, ti aspetti, no? Facciamo un altro esperimento con lo sgarbimat, con argomento preciso. Parliamo d'arte, perché anche diciamo anche gli artisti sono dei maker, tutto sommato. Parliamo d'arte. Parliamo d'arte. Possiamo parlare d'arte di questo splendido paese che è l'Italia, questo sì. Luogo meraviglioso, dove ci sono tantissimi posti d'arte, probabilmente è il paese con più arte al mondo, però purtroppo succede che in questi luoghi d'arte, in queste città d'arte, ci siano delle capre ignoranti che distruggono quello che si dà la città, che distruggono il nostro paese. Sono delle capre, comunque per fortuna si riesce a respirare in questi posti. Capre, capre, ignoranti. Ecco, poi si chiede come mai finisco all'ospedale. Sono 17 anni di Museo della Bora, tu hai anticipato un po' i tempi, adesso che è aumentato tanto il turismo a Trieste. Brava. È una delle cose più visitate. Allora, guarda, considera, tempi pre-Covid al magazzino dei eventi abbiamo avuto 1500 visitatori, ho fatto 180 visite. Cavolo. Poi tutto fermo, adesso quest'anno abbiamo fatto parecchie visite da luglio adesso, un 330 visitatori, facciamo gruppi piccoli al massimo 5 persone. La cosa interessante è che comunque l'idea del museo cresce nel tempo. Stiamo partendo con un progetto che si chiama Cambia 20, un progetto dedicato ai cambiamenti climatici, dedicato ai giovani dai 15 ai 35 anni. Abbiamo vinto un bando del CESMI, che è una fondazione importante, e lavoreremo per fare prima dei webinar che raccontano un po' i cambiamenti climatici, raccoglieremo dei materiali dai giovani e poi faremo un social book alla fine a febbraio del 2022. Gli stranieri, come vivi questa roba? Cioè, com'è una specie di... Magia un po'. È interessante perché ci sono tanti stranieri che vengono proprio a cercare un po' il museo, tantissimi visitatori dall'Austria, dalla Germania, ma anche stranieri. Per esempio l'altro giorno sono venuti da questa scuola, Istituto Venezia, che viene qua a Trieste a imparare l'italiano, che mi fa impressione che viene a imparare l'italiano a Trieste, però insomma gente, era una dal Guatemala, da Praga... Da San Diego. La avevamo solo noi la Bora? No, in realtà diciamo di sì, però in realtà le porte della Bora è più o meno una dozzina lungo l'Adriatico, quindi arriva fino all'Albania più o meno questo vento. Noi che abbiamo la nostra Bora, che abbiamo questa città così speciale, piena di roba. Secondo me siamo qui che capi roba de Bora. Invenzione importantissima, segreta del professor scienziato inventore Vittorio Sgarbi, come ho notato, con i livelli di sgarbi. Sì. Però c'è un piccolo tastino con scritto Power. Sì, ma non lo tocchi il tasto Power, lasci stare. No, allora so non che lei è una persona umile, io voglio premere per vedere cosa succede. Capra ignorante! Visto?
Ecco, questo okay, credo risultato... Credo non lo premerò più. Tra le idee che go da anni, mamma mia, che mi do sempre le idee. Attenzione alle idee di Furia. Attenzione, te la dico. Arriva, te la dico, sono pronto. Occio. Se le Olimpiadi della Bora, quindi certo. Nelle Olimpiadi della Bora se te vedi i giorni del Bora, gli atleti triestini esci e fai i record, certo. Cioè fa i 100 metri a favore del Bora correndo proprio all'impossibile, salto in lungo a favore del Bora. Ma, e poi la bellezza anche di andare a misurare per vedere la differenza. E anche secondo me è il cronometro in quanto tempo che ti arrivi con l'ombrella senza che la si giri dall'altra parte. Beh, no? Metti delle gare nuove. I triestini chiaramente sono bravissimi, mi rendo conto quando vedo, quando trovo in un'altra città che c'è vento, mi so subito dove girare l'ombrella per cercare tutti i velisti però sì, un po' sì, però noi ringraziamo il professor Maker Vittorio Sgarbi per essere stato qua con Maker, noi Maker Vittorio Sgarbi, che però denuncerà il Furian per aver rubato la sua idea. Cerchiamo di vedere se questa macchina funziona anche in velocità. Ultimo esperimento, pronti? Via. Capra ignorante, capra calmo, capra ignorante, sono calmo, ignorante, capra ignorante, capra, sono calmo, l'arte, capra, dal Maker Chef è tutto, ci vediamo al prossimo episodio con un altro ospite, perché questo non c'è più. Il magazzino di eventi è via Belpoggio 9, email per prenotare museobora@iol.it, andate sul sito museobora.org, io vi ringrazio dello spazio. Grazie. Congratulazioni a tutti e speriamo che duri queste, che cresci sempre queste manifestazioni, che metti solo robe positive per la nostra città. È veramente una delle robe più belle che capita, perché insomma in questa città tega la scienza, tega tutto. Tu vuoi che parlo col sindaco per tenere la macchina qua? Parla col sindaco, con la macchina. Grazie Rino. Ciao, Rino. Grazie. Se volete sperimentare la Bora è proprio l'ingresso sulla destra. Sì. D'acciaio, lasciare ad essiccare su una morsa così, un pizzico di led e poi ragù d'ingranaggio, e quante idee si accendono qui. Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef, poi cuci, salta, tagli, accendi, Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef. Posso omaggiarlo del cappellino di Maker Chef? Metta questo bellissimo che le sta veramente tanto bene. Questa è la conclusione della puntata. Arrivederci.